Renato Buggiani Vasandì, un percorso nuovo rispetto alla storia letteraria, ma non così diverso da quello che è la tua passione, cioè lo studio della parola e il valore intrinseco della parola, soprattutto quando diventa divulgazione di una storia così importante come quella della protesta. Raccontaci come è nato il progetto. Il vero obiettivo di tutta questa operazione è il doposcuola. Perché? Perché nella storia di Vasandì mi hanno colpito tante cose, ma una subito, quando da bambina molto brava a scuola, lei vuole continuare gli studi, i genitori la tengono a lavorare nei campi. Lei dice: papà, papà, io riesco sì a fare una cosa che l'altra, lavo in casa, aiuto la mamma, vado nei campi, ma lasciami andare a scuola. Il papà faceva finta di niente e alla fine lei è dovuta rimanere a casa, andare nella stalla, andare nei campi, aiutare in cucina. Questo è l'imprinting della sua vita, lei deve fare quello che vogliono gli uomini della casa. Poi, senza anticipare il libro, la vita diventa un calvario, diventa qualcosa di difficile da capire, difficile da credere. Io stesso ho valutato, ho controllato parola per parola tutto quello che lei ha detto. Da una capanna dove durante i temporali entravano scorpioni, serpenti, di tutto. Ha una vita d'inferno con mancanza d'acqua, troppa pioggia, le donne asservite, anche se il termine non va bene, bisognerebbe usarne uno un po' più forte, agli uomini. Qui ho dato la parola a un'altra persona. È stata una cosa difficilissima, devastante, ed è stato sicuramente il mio secondo punto di non ritorno dopo il libro 2012 Lasciando il pianto di un bambino. Esatto, perché quello che ha sempre un po' caratterizzato il tuo lavoro è sempre stato, diciamo, un certo approccio analitico sulla vita dei bambini, soprattutto su un certo tipo di solitudine dei bambini. Non sono mai storie, diciamo, drammatiche da un punto di vista di violenza, ma è un certo, diciamo, abbandono, no? Quasi morale, che in passato tu hai voluto studiare rispetto a un'infanzia lasciata un po' vivere a se stessa. Vasandì invece è una donna che però incarna alcune di queste caratteristiche, perché Vasandì è una donna che ancora prima di arrivare in Italia e, diciamo, vivere una storia di violenza familiare, di degrado personale, è comunque una bambina, è stata una bambina sola, è stata una ragazza sola ed è una donna sola.